Video News di mercoledì 30 agosto, i titoli. Presentato a Macerata il progetto da 12,5 milioni di euro per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. A Castelluccio di Norcia sabato scorso una serata per ricominciare che da quest'anno diventerà itinerante. Tutto pronto invece a Treia per la seconda edizione del Giù la Piazza Festival dall'1 al 3 settembre. E nello sport, venerdì 1 settembre, appuntamento a Tolentino con la nuova edizione della 24 ore tennis padel. Ben trovati anche oggi all'appuntamento con il nostro video news. Iniziamo come sempre dalla cronaca. Dopo l'autopsia è arrivato il nulla osta per restituire alla famiglia la salma del 23enne albanese Clyde Bitri, ucciso con una fiocina domenica scorsa a Sirolo. La morte è stata provocata dal colpo di fiocina che ha raggiunto il giovane al cuore, fiocina del fucile da sub di Mellou Fatah, 27 anni, algerino, ora in carcere in stato di fermo per omicidio volontario aggravato da futili motivi. Ad accompagnare la salma saranno gli amici stessi del giovane e il fratello. La città natale del giovane ha fatto arrivare anche un carro funebre per il trasporto in nave. Una bimba nata ad ottobre 2022 al Salesi di Ancona con un'atresia dell'esofago di primo tipo. La piccola paziente nella prima giornata di vita è stata sottoposta ad un primo intervento di posizionamento di una gastrostomia per consentirne l'alimentazione. A due mesi i chirurghi del Salesi hanno eseguito l'intervento di ricostruzione dell'esofago in due tempi, utilizzando una tecnica innovativa in quanto eseguita con approccio interamente mini-invasivo toracoscopico. Nel giugno scorso infine, ad otto mesi, la bimba ha subito un ulteriore intervento mini-invasivo con cui è stata ottenuta la correzione dell'importante reflusso gastroesofageo, conseguenza della trazione del moncone esofageo inferiore effettuata nel corso dell'intervento ricostruttivo. Ora, fortunatamente, la piccola bimba sta bene. Scontro tra un'auto e un apecar, un 17enne è stato trasportato al pronto soccorso. È questo il bilancio di un incidente avvenuto alle 9.15 di questa mattina a Chiesa Nuova di Treia, poco fuori dal centro abitato. La vettura sulla quale viaggiavano due coniugi e l'apecar con il 17enne sono entrate in collisione. Ad avere la peggio il mezzo a tre ruote che si è poi ribaltato sul ciglio della strada. Una volta scattato l'allarme sono giunti sul posto i mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco. I sanitari hanno trasportato il ragazzo 17enne all'ospedale di Macerata con un codice di media gravità. Presentazione oggi del progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Macerata che sarà effettivamente operativa entro il 2027. Un progetto da oltre 12 milioni di euro per adeguare sismicamente la caserma dei Vigili del Fuoco di Viale Indipendenza a Macerata. L'intervento, interamente studiato per la parte architettonica all'interno dell'ufficio tecnico della provincia e sviluppato in sinergia con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, interesserà una superficie di 3.300 metri quadri. I Vigili del Fuoco sono stati dei veri angeli custodi delle comunità dell'Appennino centrale devastate dal sisma, ha aggiunto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Per costruire la nuova caserma saranno necessari 12,5 milioni di euro, fondi che serviranno per restituire efficienza e sicurezza ad un presidio strategico per tutto il territorio maceratese. Si tratta di un intervento importante ed innovativo, conclude Castelli, organizzato in modo che il cantiere non fermi l'operatività della caserma durante i lavori. Il cronoprogramma infatti prevede entro il mese di settembre la pubblicazione della gara. Sarà poi chi si aggiudicherà i lavori a dover provvedere all'elaborazione della progettazione esecutiva e all'avvio del cantiere, che si prospetta nel primo semestre del 2024 per una durata di 3 anni complessivi. Nello scenario unico di Castelluccio di Norcia, ai confini tra Marche ed Umbria, sabato scorso si è svolto l'evento Una serata per ricominciare, restare e tornare a 7 anni dal terremoto del centro Italia. Un pomeriggio promosso dall'Associazione Lombarda Operazione Ricominciamo.
Molte le persone che hanno voluto partecipare all'evento che, giunto alla quarta edizione, ha voluto ricordare chi non c'è più, chi lotta per restare e chi ha deciso invece di andarsene. L'evento rappresenta un momento di vicinanza alle oltre 30.000 persone che sono ancora fuori dalle proprie case, grazie alla musica popolare e ai canti tradizionali come il saltarello o quelli eseguiti dal tamburello e l'organetto di Marco Meo e Claudio Bargoni, alle parole del cantastorie Adriano Marchi che ha proposto i racconti della paura che si era soliti ascoltare da bambini. Sul palcoscenico naturale, con alle spalle in pian perduto l'attrice Giulia Merelli e le giovani Fanny Sabatini e Anna Bartolozzi, prendendo spunto da storie reali, hanno raccontato il dramma del sisma e il desiderio di ripresa e incontro. Ospite anche Lorella Pettinari, la camerte che dopo il terremoto ha iniziato a scrivere la pagina Facebook Diario di bordo di una terremotata, dove si ritrovano le sue emozioni tra rabbia, attese e speranze. A tenere le fila dell'evento la giornalista Barbara Olmai ed il promotore del territorio Marco Costarelli, che continuano a testimoniare con video ed interviste, anche dopo 7 anni, le storie delle persone a cui il terremoto ha cambiato la vita, raccontando di nuove possibilità che il cambiamento ha portato. A contribuire all'organizzazione Vincenzo Sambuco, referente delle aree del sisma del Centro Italia per l'associazione, che ha ricordato che con questa edizione viene itinerante la kermesse e toccherà tutti i maggiori centri colpiti dai terremoti del 2016. La magnifica cornice del Lago di Fiastra ospiterà invece il 2 e 3 settembre il Festival Incanto per il Mondo, un'esperienza di viaggio lento, responsabile ed inclusivo, organizzato e curato dall'associazione Spina Bifida Italia Marche con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato. La parola chiave che accompagnerà questo viaggio nel Parco dei Sibillini sarà interazioni, un tema caro ai promotori perché sono le interazioni a rendere possibile il cambiamento, perché durante un viaggio lento è più facile interagire con luoghi e persone e perché il festival vuole essere anche un'occasione per creare interazioni e sinergie. Le escursioni si snodano su strade percorribili anche con passeggini e sedie a rotelle. Per info e prenotazioni scrivere su WhatsApp ai numeri 380 30 11 404 oppure 349 83 86 029. La corsa alla spada e il palio dà il proprio contributo nell'accoglienza degli studenti e dei docenti della Toyo University di Tokyo, impegnati in un programma di collaborazione con Unicam. Venerdì 1 settembre alle ore 18 nel pronao della Basilica di San Venanzio, un gruppo di figuranti e danzatori delle soavi allegrezze dei Davarano proporranno un piccolo spettacolo per gli ospiti della professoressa Lucia Ruggeri di Unicam, che prevede giorni intensi di visite e incontri sul territorio. La corsa, che durante l'estate è stata ospite nelle varie rievocazioni storiche, nelle Marche e nella vicina Umbria, sarà protagonista anche della caccia al tesoro arancione che si terrà l'8 ottobre a Camerino, proponendo nelle varie tappe previste dal gioco le sue bellezze e tante curiosità. Domani, giovedì 31 agosto alle ore 21, il Teatro Nicola Vaccai di Tolentino ospiterà la tappa conclusiva del festival Borghi in Jazz con il concerto di Kelly Joyce and The Canto Project. La cantante francese ma italiana d'adozione sarà accompagnata da Theo Ciavarella al pianoforte, Riccardo Bertozzi alla chitarra, Max Ferri alla batteria, Stefano Serafini alla tromba ed Edoardo Petracci al contrabbasso. Con questo nuovo lavoro, che mescola jazz e manouche del suo stile vocale tra pop soul e R&B contemporaneo, la Joyce ha deciso di percorrere una strada enomusicale che vuole legare questi due mondi. Il titolo Decanto riassume infatti l'anima stessa del progetto. Il decanter, strumento usato per ossigenare i vini più pregiati, accostato alla parola canto. Nel corso della serata è prevista la premiazione del photo contest curato da Fotograficamente, concorso con il quale si è voluta valorizzare la bellezza dei borghi che hanno ospitato il festival nelle sue varie tappe. La terza edizione di Borghi in Jazz, organizzata dall'associazione Tolentino Jazz, ha fatto registrare in tutte le sue suggestive location grande affluenza di pubblico, che ancora una volta ha dimostrato di apprezzare la varietà e la qualità delle proposte musicali promosse dagli organizzatori.
Il Corpo Filarmonico Francesco Adriani, città di San Severino, diretto dal maestro Vanni Belfiore, è tornato ad esibirsi davanti agli anziani ospiti della Casa di Riposo Lazzarelli in un concerto ospitato nel piazzale intitolato al professor Furbetta. Da tempo immemorabile la banda festeggia con i nonnini accolti dell'azienda comunale di servizi alla persona, la patrona della musica Santa Cecilia, ma alcuni problemi hanno impedito quest'anno il normale svolgimento dell'iniziativa. Per questo si è concretizzata l'idea di accogliere i musicisti in un contesto e in una stagione diversi, per consentire anche ai familiari e agli amici degli ospiti di apprezzare lo spettacolo. L'esibizione si è aperta e conclusa con l'Inno di Mameli. Per l'occasione il maestro Belfiore ha dismesso gli abiti di direttore per assumere quelli di musicista e ha lasciato la direzione ad Elisa, una delle animatrici della Lazzarelli. Enrico Ruggeri, Leo Gassman, Cricca, Paolo Vallesi, allenati da Sandro Giacobbe. Sono solo alcuni dei cantanti che scenderanno in campo con la nazionale italiana per l'evento Rinascere Insieme allo Stadio della Vittoria di Tolentino giovedì 7 settembre. Con loro la rappresentativa Cuori Sibillini, che ricorderà anche il maceratese Jimmy Fontana a 10 anni dalla sua scomparsa. Ma scopriamo di più nelle interviste che vi proponiamo nel servizio di quest'oggi. La partita del cuore è da tanto tempo che si sta lavorando a questa manifestazione fortemente voluta dalla Proloco Tolentino. Questo è un progetto che è nato dal consigliere di pari opportunità Deborah Pantana e naturalmente ci è stato trasferito a noi come organizzazione, come coordinamento, e quindi la parte più complicata, la parte più difficile è mettere insieme un po' tutto. Grazie anche a Gabriella Scienzi, che è la rappresentante della Nazionale Cantanti, e quindi con Deborah Pantana, con il nostro ufficio, i nostri volontari, stiamo lavorando per poter realizzare questa manifestazione molto complicata sinceramente nell'organizzazione. Mettere insieme un po' tutto per fare una bella manifestazione è abbastanza difficile. Speriamo di riuscirci, altrimenti vedremo comunque una bella manifestazione. Andiamo avanti. Ricordiamo un attimino chi è a casa, come può comprare il biglietto. Beh, il biglietto si prende online su Ciao Ticket, oppure per chi non conosce magari l'acquisto online può farlo direttamente all'ufficio della Proloco in piazza San Francesco, in piazza Mauruzzi, lo prende direttamente, oppure la sera stessa dell'evento il 7 settembre allo stadio. Quando il gioco di squadra è importante, la provincia di Macerata dà il contributo per un evento importante, a un evento di solidarietà, per non dimenticare quello che è successo 7 anni fa. La provincia di Macerata è sempre presente con le sue competenze, che sono limitate. Non è che si occupa di sport, non è che si può occupare di turismo, non è che si può occupare di tante cose, no? Però dare, tipo oggi che la sala del consiglio è stata fatta qui, per carità, noi siamo sempre presenti. E tra l'altro ricorre anche il 10° anno di un grande maceratese, Jimmy Fontana. Jimmy Fontana è un grande maceratese, è un grande camerinese, perché le canzoni Il paese mio sei in cima a una collina, non so se era Macerata o Camerino, però certo è 10 anni dalla sua morte e va valorizzata questa figura, che è stato un personaggio molto importante. Io mi pare nel 90 ha fatto, come azienda, ha fatto una riunione aziendale e ho invitato Jimmy Fontana. Allora, Nazareno, ti sei messo al lavoro per preparare una scultura da dare ai familiari di Jimmy Fontana per la ricorrenza appunto della scomparsa venuta qualche anno addietro. Ma sì, diciamo che non ho potuto esimermi perché non so se conoscete voi la Pantana. La Pantana è come una goccia, capito? Finché non gli dici di sì, capito? Però devo dire che sono orgoglioso, anche perché, come ho già detto, è un marchigiano, è stato un marchigiano come me. Una persona straordinaria che ha portato le Marche nel mondo, e devo dire che ci ha fatto anche sognare con quella canzone veramente straordinaria. Non svelerò appunto che ho fatto, ma penso che si possa immaginare che cosa possa regalare alla famiglia. Allora, Stefano Gobbi, commissario tecnico dei Cuori Sibillini, quando praticamente c'è da scendere in campo, lei, dottor Gobbi, non può che esimersi. Beh,
di fronte a queste iniziative io credo che qualsiasi persona si deve mettere a disposizione a scendere in campo. È chiaro, il commissario tecnico potrebbe essere sicuramente un ruolo improprio, ma io lo colmo questo ruolo facendomi aiutare da mister Castori e mister Pagliari, che sono le persone che insomma capiscono di calcio. Io seguo un po' più la parte quella amministrativa e dei sindaci, per cui faremo un connubio per far sì che questa iniziativa si svolga nel migliore dei modi. Quindi noi speriamo di riempire lo stadio, quindi chiedo da questa emittente di venire allo stadio, perché Tolentino deve dimostrare che è una città presente, che è sensibile e che quando viene chiamata in causa è sempre la prima a dare dimostrazione della propria generosità. E poi soprattutto il giorno prima della partita del cuore ci sarà praticamente una raccolta fondi con una cena per valorizzare ancor più il campus che è stato fatto la scorsa estate e che verrà ripetuto in futuro. Beh, qui vista la mia estrazione di rotariano, nonché presidente della conferenza dei presidenti, che si occupa soprattutto di fare il campus disabili, ho ritenuto opportuno, e voglio ringraziare la nazionale dei cantanti, che mi metterà a disposizione una loro delegazione affinché la sera precedente a Calamaretto si faccia una cena con raccolta fondi. E questo per far sì che con i soldi che noi raccoglieremo possa portare ancora più persone al campus disabili, che il prossimo anno rifaremo all'Holiday Village visto la grande riuscita di quest'anno. L'assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti informa che a partire da mercoledì 6 settembre 2023 tutti coloro che attualmente percepiscono che si trovano ad avere le condizioni per avere il CAS potranno presentare la domanda sull'apposita piattaforma SEM. Quindi i nuclei familiari o i singoli cittadini che finora hanno usufruito del contributo autonoma sistemazione, per continuare a riceverlo dovranno presentare domanda accedendo alla piattaforma a partire dalle ore 11 di mercoledì 6 settembre. Si ricorda che devono presentare la domanda anche coloro che sono assegnatari e usufruiscono di un alloggio SAE. Il termine ultimo per presentare le domande scade alle ore 23:59 del prossimo 6 novembre. E restiamo a Tolentino, dove l'amministrazione comunale intende riqualificare Piazza Cavour e, volendo partecipare al bando per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, ha approvato il progetto esecutivo per un costo complessivo pari a 200.000 euro, demandando al responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla stessa realizzazione. Tutto pronto per la seconda edizione del Giù la Piazza Festival ispirato a Dolores Prato. Tre giorni a Treia con un filo rosso, il tema un non so che, 1, 2 e 3 settembre. Sostenuto dal Comune con la direzione artistica di Stefania Monteverde, Lucia Tancredi e Marina Peral. Si apre venerdì 1 con Gino Castaldo al teatro alle ore 21 tra musica, video e racconti con il suo ultimo libro sulla storia dei cantautori italiani. Alle 18 appuntamento con Antonella Agnoli, amatissima fondatrice di biblioteche. Sabato 2 molto ricco con Evelina Sant'Angelo alle 21 al teatro e l'ultimo libro Il sentimento del mare. Nel pomeriggio alle 18 Vincenzo Latronico tra i candidati al Premio Strega 2023 con Le Perfezioni, uno sguardo sincero su una generazione tra l'illusione della perfezione social e le disillusioni del presente. Alle 17 due sorprendenti libri con Giorgio Ghiotti e Mavie da Ponte in un ironico racconto a più voci. A Villa Spada alle ore 12 Chiara Giacobelli racconta le Marche misteriose e romantiche. Poesia a Bordo Piazza è invece lo spazio speciale alle ore 17 nella piazzetta Cassera con la nuova generazione di poeti e poetesse marchigiane con l'arpa di Michela Tancredi. Domenica alle 12 protagonista è Dolores Prato con il libro Educantato. Alle 16 il sorprendente viaggio di Giulia Vola raccontato nel suo ultimo libro. Alle 17 appuntamento con il premio letterario Dolores Prato Città di Treia e i 6 libri finalisti istituito dal Comune di Treia e curato da Lucrezia Sarnari. Ogni evento è gratuito. Info e orari su social e su giulapiazza.it.
Il gran caldo non ha fermato le attività all'interno delle comunità educative per minori della PARS. Anzi, proprio in estate, ragazzi e ragazze hanno trovato grandi opportunità per socializzare, divertirsi ed imparare cose nuove. Protagoniste delle tante iniziative sono state le comunità Villa Murri di Porto San Giorgio, il Fiordaliso e il Melograno di Morrovalle, la Priora e le Sibille di Montefortino. Così non sono di certo mancati i tanto attesi tuffi al mare, con bellissime giornate passate in spiaggia a giocare e rilassarsi sotto l'ombrellone. Ma l'estate vuol dire anche fare un po' più tardi la sera e non perdere le emozioni che possono regalare le albe e i tramonti visti in riva al mare. Un'altra attività a cui i ragazzi tengono molto è quella delle escursioni in montagna. Anche in queste settimane le guide del CAI di Fermo e Amandola hanno accompagnato gli ospiti. Proseguono poi le famose uscite in barca a vela grazie al supporto dell'associazione Liberi nel Vento. Poi ragazzi e ragazze sono stati protagonisti anche del mercatino estivo di Porto San Giorgio. Ma adesso è già tempo di tornare a pensare alla scuola. Alcuni ragazzi hanno già ripreso i libri in mano per terminare i compiti, mentre altri stanno visitando le nuove scuole. Per tutti invece è ora di prendere confidenza con il nuovo zainetto, cercando di riempirlo nel migliore dei modi. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria di nuovo insieme con lo sport. Previsioni per giovedì 31 agosto. Cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite già dalla mattinata e maggiori annuvolamenti nelle zone altocollinari e montane nel pomeriggio. Possibilità di deboli, brevi ed isolati rovesci o temporali nelle zone collinari e montane nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti di brezza tesa, mare poco mosso.